Una nuova truffa senza scrupoli ai danni degli anziani. Squilla il telefono, viene proposto il vaccino anti-Covid a domicilio. Ma attenzione, ad oggi l'ASL non effettua questa attività. Si tratta di un raggiro per convincere ad aprire la porta a finti operatori sanitari. I primi casi di questa truffa, per fortuna sventati, sono avvenuti in Valdarda. A Fiorenzuola ieri mattina giravano due persone che si spacciavano per addetti ai vaccini. Momenti di emergenza legati alla pandemia, c'è chi ha il coraggio di approfittare delle persone anziane proponendosi come mandatari dell'ASL per fare il vaccino in casa. Diffidate di queste persone, diffidatene altamente, perché sono solo malintenzionati. Quando ci saranno iniziative da parte dell'azienda sanitaria di fare dei vaccini a casa, sarete preventivamente informati. A Cadeo, invece, una donna di 89 anni ha ricevuto un'insolita telefonata. Una voce si è spacciata per operatore sanitario con l'incarico di recarsi nell'abitazione dell'anziana per somministrarle il vaccino anti-Covid. Ma la donna ha informato la nipote e il raggiro è stato bloccato. In questa fase, infatti, l'ASL di Piacenza non effettua le iniezioni contro il coronavirus sulla popolazione, ma solo a operatori sanitari e ospiti delle case di riposo.